costantemente in conversazione di preghiera con il Padre. Purtroppo, il giudizio altrui può essere per noi a tal punto condizionante da togliere libertà alle nostre scelte e alle nostre opinioni. Imparare a non farsi influenzare non implica eliminare tutto quanto arrivi da altri, ma ascoltarlo, accoglierlo con senso critico. È giusto mettere in discussione le proprie idee e quelle altrui, ponderando altre alternative, possibilità e realtà. La messa in discussione, elemento di crescita, rappresenta apertura e voglia di migliorare. Molte persone sperimentano una grande difficoltà nel dire di no, nel rifiutare delle richieste o nel comunicare all'altro con carità il proprio disaccordo. La sola idea di rifiutare si accompagna a vissuti di ansia, colpa e paura, tali per cui acconsentire alle richieste altrui sempre il male minore. Gesù ci invita oggi a fare scelte consapevoli, mosse da retta intenzione cristiana, a non temere il giudizio degli altri, ma solo quello di Dio, e dunque ad essere conformi alla sua volontà. Quanto è importante per te l'opinione altrui sulla tua persona? Nel prendere una decisione ti lasci influenzare dagli altri? Le tue opere quotidiane testimoniano Dio o la volontà degli altri?